abbracciatemi, la prossima volta siete sicuri. Non solo sono andati in materiale. Saluto Luigi! Oggi stesso dovrei depositare e far inviare una lettera al Dipartimento Partecipazioni per iniziare a chiedere da subito chiarimenti su ATAC e AMA. Su Fiera di Roma ci sia un provvedimento del Tribunale che è stato rinviato a ottobre. Mi sono insediata ieri, ho tutto il tempo e il diritto e il dovere di esaminare bene le carte prima di annunciare qualunque cosa. Il sindaco ha fatto marcia indietro sulla famosa multa dalla quale dovrebbero essere sottoposti gli eventuali assessori e quando arriverà la multa? Io ho fatto marcia indietro? No, assolutamente. Quindi saranno sottoposti? Però gli assessori non sono sottoposti al codice etico. Il codice etico è solamente per i consiglieri eletti. E quindi in realtà gli assessori non devono sottoscrivere quel codice. Era inserita la possibilità degli assessori perché all'inizio si prevedeva che alcune persone potessero diventare assessori, così non è stato, quindi a loro non si applicherà quel codice. Comunque lo rispettano, ne sono contenti e tra l'altro devo dire che sono loro insieme a noi, insomma siamo tutti orgogliosi di essere la prima e unica forza politica che si dota di un codice etico che impegna i propri eletti a rispondere ai cittadini. Quando presenterà la squadra? Okay, una data del fatto? La okay. Squadra sarà presentata probabilmente in consiglio, esattamente come prevede il regolamento. E... quanti giorni? Credo il 7 luglio ci sarà la prima seduta di consiglio. Ho sentito mille, le polemiche sullo Cicero e anche l'inceneritore. Aspetta, un'ultima domanda. Questo è un dibattito che sicuramente mi stanno chiedendo del dibattito sindaco o sindaca, che è sicuramente una questione fondamentale per Roma. Permettetemi di scherzare. In realtà si è già espressa l'Accademia della Crusca dicendo che si potrà dire, si dovrà dire la sindaca. Non mi fa impazzire, ma se così dicono io mi adeguo, però chiamatemi pure Virginia. Se dovesse grazie. Essere indagata, ciao. Sindaco, che cosa farebbe? Ragazzi, microfoni di sole, microfoni. Avanti.